Love to Make Love, qua lo chiamano. Abbiamo fatto una proiezione di Come bello far l'amore con i sottotitoli ed era bellissimo perché la sala era metà di italiani e metà di americani e quindi c'era la doppia risata. Prima partivano gli italiani, poi leggevano gli americani e ridevano doppio, quindi era bellissimo, c'era una specie di ola. Il posto più strano dove avete fatto l'amore? Nel lettone dei miei. Sono stata sulla Walk of Fame, che in realtà è una strada minuscola e se noi avessimo la capacità di ingigantire tutto come fanno loro, forse avremmo la loro nomea. Basta raccontare le proprie paure più profonde, i propri terrori, le proprie illusioni, le proprie allucinazioni, i sogni, gli incubi. Io quello racconto. Questo festival è riuscito a portare non solo degli artisti, degli attori, dei registi, ma anche degli imprenditori, cioè gente che esporta, che aiuta l'Italia ad esportare il cinema. E stanno incontrando in questi giorni controparti americane di Hollywood al più alto livello e questa è un'occasione per creare affari insieme in un momento tra l'altro strategico perché è la vigilia degli Academy Awards, quindi tutti gli occhi sono puntati sugli Academy Awards, ma in questa settimana l'Italia gode di una vetrina veramente di primo piano. Il cinema italiano oggi all'estero è fortissimo perché c'è un gruppo di giovani talenti che sanno farsi rispettare. Io sono convinto che oggi in Italia stia avendo una nuova primavera. Luna, 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 luna.